Eccoci in diretta, buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui in Fondazione Walter Longo e questa sera, ancora una volta, dopo la settimana scorsa, dove abbiamo visto qualche ricetta che potete realizzare con le box, appunto, breakfast e longevity meal, quindi le box di prodotti che trovate sul nostro sito. Questa sera andiamo invece a vedere una ricetta che potete realizzare con la Longevity Box, che è quella un po' più completa. Quindi vi faremo vedere appunto qualche spunto, vi daremo qualche spunto per qualcosa che potete preparare di molto semplice e che in realtà appunto anche a tema un po' natalizio, che si sposa molto bene con questo periodo. Vediamo quindi la ricetta. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui in Fondazione Walter Longo, io sono Silvia, sono una biologa nutrizionista e sono qui con Lisa. Da dove arrivi, Lisa? Buongiorno a tutti, io arrivo da Torino, la scuola Jacopo Bartolomeo Beccari, indirizzo industria artigianato per le trasformazioni agroalimentari. Oggi siamo qui per farvi vedere che cosa potete preparare con la Longevity Box natalizia. In particolare vi faccio vedere un po' gli ingredienti che andremo ad usare oggi. Fagioli secchi, olive condite, noci e mandorle, origano, salsa di pomodoro, cipolle sott'aceto, sale e olio. In ultimo, le friselle integrali. Che cosa andremo a preparare oggi, Lisa? Oggi andremo a preparare una frisella con il patè di olive, mandorle, noci e salsa di pomodoro e un'insalata di fagioli e cipolle. Ottimo. Da che cosa partiamo quindi? Partiamo cuocendo la salsa di pomodoro. Ottimo. Che cosa aggiungiamo a questa salsa di pomodoro? Quando andremo a frullarla aggiungeremo le mandorle, le noci e le olive. E andremo a frullare Perfetto, aggiungiamo anche un filo d'olio? Perché stiamo aggiungendo dell'olio? Dunque, il pomodoro sappiamo essere una verdura prevalentemente estiva, se consumato crudo è un'ottima fonte di vitamina C. È vero anche però che questa verdura appartiene alla famiglia delle solanacee. Tecnicamente in realtà è un frutto e le solanacee comunque sono delle sostanze che possono provocare un pochino di infiammazione, possono dare problemi appunto anche a livello intestinale. Nel momento in cui noi cuociamo il pomodoro e aggiungiamo dei grassi monoinsaturi come quelli presenti nell'olio extravergine d'oliva, andiamo ad aumentare la biodisponibilità e la assorbimento dell'antiossidante di cui è ricco il pomodoro, che si chiama licopene. Pertanto è sempre opportuno, soprattutto in stagioni, insomma, come l'inverno, se si può non consumare quotidianamente pomodori e nel momento in cui li si consuma, scegliere la salsa. Scegliamo la salsa perché rimuoviamo la pelle e i semi, quindi la buccia e i semi, che è dove si concentra la maggior parte della solanina. E andiamo ad aggiungere dell'olio extravergine d'oliva proprio perché in questo modo aumentiamo poi la biodisponibilità degli antiossidanti. Cosa andiamo a fare adesso? Abbiamo fatto cuocere un pochino questa salsa. Cosa andiamo a mettere in questo patè? In questo patè aggiungiamo le olive, le mandorle e le noci. E adesso andremo a frullare il tutto grazie all'uso di un Vintimer. Mettiamo anche un po' di origano per aromatizzare. L'origano è fondamentale perché
dà sapore, dà molto sapore, e in più è un'erba aromatica anch'essa che è nota per avere tantissime proprietà, in particolare è molto ricco di minerali, troviamo per esempio il magnesio e anche di vitamine, di moltissime vitamine fondamentali per il corretto funzionamento dell'organismo. Prego. Fatto ciò, ora iniziamo ad assemblare la bruschetta. Bruschetta che abbiamo scelto integrale, proprio perché ha un maggior quantitativo di fibre che apportano molti benefici a livello intestinale. Ora andiamo a spalmarci sopra il nostro patè, fatto con pochissimi ingredienti molto semplici. Tra l'altro, l'aggiunta dell'origano ci permette anche poi di non esagerare con il sale. Infatti, una strategia nutrizionale molto, ecco, molto intelligente è quella di aggiungere in cucina sempre erbe aromatiche e, per esempio, anche aglio e cipolla, proprio perché danno comunque sapore e in questo modo aggiungiamo poi meno sale nelle nostre pietanze. Le nostre bruschette con il patè sono pronte. Ora che cosa prepariamo? Ora prepariamo un'insalata di fagioli e cipolle. I fagioli nella box sono secchi, noi li abbiamo intelligentemente messi prima in ammollo e vi facciamo vedere. L'ammollo è molto importante perché ci permette, tra le altre cose, di ridurre quelli che sono un po' gli antinutrienti presenti nei legumi, come ad esempio i fitati, che interferiscono poi con l'assorbimento di nutrienti che invece sono fondamentali per noi. Qui li abbiamo già cotti. Ricordiamo che per la cottura è importante mettere il sale solo alla fine, poiché se lo mettiamo prima questi resteranno più duri. Che cosa aggiungiamo ai fagioli quindi? Aggiungiamo cipolla e origano. Quindi aggiungiamo antociani, proprio perché le cipolle rosse sono ricchissime di antociani, che sono degli antiossidanti. L'assunzione di antiossidanti apporta numerosissimi benefici nel nostro corpo proprio perché va un po' a contrastare quello che è lo stress ossidativo e quindi anche in un certo qual modo l'infiammazione che ci può essere nel momento in cui abbiamo del tessuto adiposo in eccesso oppure andiamo incorso a un'infezione virale o batterica o per svariati tipi di altre situazioni cliniche o presenza di altre patologie. Quindi tagliamo la nostra cipolla, anche in questo caso, no? Come per l'origano, aggiungiamo cipolla proprio per dare sapidità e per non andare poi ad aggiungere sale, anche perché in realtà nei prodotti in latta, soprattutto nei legumi, l'aggiunta di sale c'è già, quindi essi hanno già del sale un po' nascosto al loro interno. E ricordiamo che il quantitativo di sale, secondo le linee guida nazionali che un individuo adulto dovrebbe assumere, è massimo di 5 grammi, sui 3-5 grammi al giorno. Adesso andiamo ad aggiungere le cipolle ai fagioli. Ottimo, aggiungerei un pizzico di olio, che è anche io amo definire un po' oro verde o oro giallo, che dir si voglia, proprio perché anche l'olio, specialmente il nostro olio extravergine d'oliva, è ricchissimo di antiossidanti, tocoferoli e vitamina E ed è un vero e proprio portento per la nostra salute. Un pochino di origano, chef, per dare un po' più di sapore e per aumentare l'apporto di micronutrienti attraverso questo piatto in realtà molto molto semplice e povero. Io direi che ci siamo. Lascio presentare a Lisa anche. Qui abbiamo la nostra insalatina di legumi con cipolle e E qui abbiamo le bruschette con il patè di salsa di pomodoro, olive, capperi e mandorle. origano. Recap nutrizionale del piatto: carboidrati complessi con fibra. Un patè ricco di antiossidanti, grazie alla presenza del licopene e appunto anche di un'erba aromatica come l'origano, e soprattutto di grassi anche buoni, come gli omega 3 presenti naturalmente nelle noci, proteine vegetali, antociani delle cipolle,
origano per un boost ulteriore di micronutrienti e per un po' di sapidità. Tra l'altro, un po' una curiosità finale, la scelta di abbinare questi due piatti non è casuale, proprio perché i cereali e i legumi hanno, si dice, un profilo aminocilico complementare. Che cosa vuol dire questo? Che se noi abbiniamo gli amminoacidi presenti nei cereali con quelli presenti nei legumi del mondo vegetale, abbiamo poi un pattern amminocilico completo. Questo vuol dire, detto in parole molto semplici, che abbiamo tutte le proteine di cui il nostro corpo necessita. Che dire? Buon appetito! Ok, penso si sia interrotto un attimo il video. Comunque, insomma, era sostanzialmente lo concludo io. Niente, praticamente se abbiniamo cereali integrali con legumi, sostanzialmente abbiamo appunto tutti gli amminoacidi essenziali, come dicevo, proprio poi per andare a produrre tutte le proteine di cui necessitiamo. Quindi questa è un po' la strategia nutrizionale vincente, quella dell'abbinamento sempre di cereali con legumi. Ecco, che è sempre molto importante fare, soprattutto nel contesto di una dieta, per esempio, vegetariana o vegana, dove magari, insomma, ci può essere un maggior rischio di carenza di amminoacidi essenziali. Io vi ringrazio, spero di avervi dato anche questa volta insieme a Lisa uno spunto su qualcosa che potete realizzare con la Longevity Box che trovate sul nostro sito. E a questo punto, se avete curiosità, che siano in ambito nutrizionale o insomma qualsiasi altro tipo di domanda, vi invito pure a farla. Allora, nel frattempo che vedo, sto leggendo. Dunque, perché è meglio usare l'olio extravergine d'oliva? Allora, per quanto riguarda l'utilizzo dell'olio extravergine d'oliva rispetto, per esempio, all'olio di semi, motivi sono diversi. L'olio extravergine d'oliva comunque è un olio che praticamente viene prodotto solo con processi meccanici, non è processato, no, a livello industriale, e conserva tutti i suoi micronutrienti come la vitamina E, come dicevamo anche i tocoferoli, gli antiossidanti, i polifenoli che gli conferiscono poi il sapore un po' più piccantino. E pertanto, appunto, è un po', come dicevo anche nel video, considerato oro liquido. Invece, per esempio, gli oli vegetali sono più fonti di acidi grassi essenziali della serie omega 6, che sono comunque degli acidi grassi essenziali, ma che sono un po' più pro-infiammatori. E diciamo che rispetto, no, all'alimentazione in media, tendiamo con l'alimentazione ad assumere un eccesso di acidi grassi omega 6 rispetto a quelli che dovremmo assumere. Quindi questo è anche un po' il motivo per il quale l'olio di semi appunto non è consigliatissimo, e dobbiamo sempre preferire il nostro olio extravergine d'oliva. Mi sento di dire che siamo molto fortunati ad avere l'olio Evo, insomma, o extravergine d'oliva, che dir si voglia, nel Mediterraneo, perché è davvero un alimento fantastico, ecco. E quindi questo è un po' il motivo. Maria, grazie Gigi, spero possiate ripetere questi video interessanti per la mia misera fantasia. Grazie, grazie a te Maria, grazie. Tra l'altro, qualora avessi bisogno di qualche altro spunto, ti invito a consultare il nostro sito, perché lì nella sezione ricette abbiamo proprio un bel po' di ricette, no? A tema sempre, diciamo, longevità, ecco, che proponiamo e che continuiamo ad aggiornare. Quindi ti invito sicuramente a guardare il nostro sito per più ricette, oppure, come dicevo anche la scorsa settimana, è stato pubblicato il libro Alla tavola della longevità, che è un po', no, una raccolta di tutte quelle che sono le ricette divise regione per regione, che sposano un po' la nostra filosofia, assolutamente salutari e garantisco anche molto gustose. Allora, leggo un'altra domanda.
Ci chiedono ancora una volta dove possiamo trovare le box. Dunque, le box si trovano nel nostro sito, nella sezione Sostienici Natale 23 e si possono ricevere in cambio di una donazione. Tra l'altro, mi sembrava di aver letto anche, esatto, ci chiedono anche dei tempi di spedizione e quando è il limite per ordinarle. Dunque, si possono ordinare fino alla fine della prossima settimana, quindi avete ancora un po' di tempo. Per la spedizione ci vogliono circa 2 o 3 giorni, ma io consiglio comunque sempre di muoversi d'anticipo quando si tratta, no, di tema Natale, regali natalizi, proprio perché poi le spedizioni rallentano un po', per forza di cose. Ok, vediamo se c'è qualche altro dubbio. In ogni caso, qualora ci sia qualche altro dubbio, ci potete sempre contattare al nostro indirizzo, quindi nutrizionisti@fondazionewalterlongo.org. Ci potete scrivere sui canali social, quindi sia Facebook che per esempio Instagram. E vi invitiamo comunque a tenervi sempre aggiornati attraverso i nostri canali e se volete approfondire c'è sempre il nostro sito web. Allora, leggo un'altra domanda di Maria che ci chiede: questi collegamenti li fate ogni settimana? Che giorno? Allora, Maria, li abbiamo fatti in occasione del Natale, settimana scorsa, il 29. E settimana scorsa il 22 e oggi il 29, avremo altri due appuntamenti, uno l'11 di dicembre e uno il 18 dicembre, poi vi daremo comunque news in merito, dove vi faremo vedere altre due ricette che potete realizzare a tema natalizio. Non vi dico nulla sulle ricette, ovviamente, però ecco, se poi vi daremo tutte le info per sintonizzarvi di nuovo in diretta. Perfetto, nel frattempo non mi sembra di vedere altre domande, altre curiosità. Nel caso, ripeto, ci potete sempre contattare. Ecco. Ok, perfetto. Io direi che. Grazie, prego. Direi che ci siamo. Anche questa volta abbiamo visto un'idea molto semplice, molto sfiziosa per utilizzare le nostre box natalizie, che possono essere, insomma, un dono molto importante per noi per sostenere le nostre attività. E quindi vi invitiamo ovviamente a dare uno sguardo sul nostro sito. Noi ci vediamo a questo punto per la prossima ricetta, che sarà una ricetta proprio a tema natalizio, l'11 dicembre. E nel frattempo è ancora un po' troppo presto per augurarvi buon appetito, quindi buona serata a tutti.